Grazie. Vorrei invitare il dottor Casati a raggiungerci perché Monsignor Paglia ha parlato di due cose, ha parlato del curare a casa e appunto il dottor Casati sta sperimentando ormai da qualche anno un progetto che si chiama proprio Curare a Casa, che è stato anche premiato da Agenas e che sicuramente aiuta la cura anche degli anziani e dei soggetti fragili e cronici a domicilio. E poi l'altra cosa, che anche qui, insomma, il dottor Casati sta lavorando su questo, l'innovazione digitale deve andare insieme all'innovazione sociale, per cui non possiamo immaginarci una società in cui ogni anziano sta da solo a casa così, telemonitorato. Sarebbe una società tristissima. Quindi è chiaro che la telemedicina deve andare insieme all'innovazione sociale, quindi dobbiamo immaginarci nuove comunità, come i paesi dell'Italia di un tempo, o come co-housing o come i distretti diurni, però dobbiamo immaginarci delle aggregazioni di anziani che sono aiutati e supportati dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale. Quindi le sperimentazioni che devono partire sui decreti attuativi che state facendo, Monsignor Paglia, le sperimentazioni devono andare in questa direzione, innovazione sociale e innovazione tecnologica insieme per la terza età. Dottor Casati, chiudiamo e poi andiamo al lancio. Ma perché mi vuoi fare odiare? No, no, solo Perché mi una vuoi fare odiare? Sono l'ostacolo al break, no? Per prendersi questa mezz'oretta, questi tre quarti d'ora, no? Sì, noi stiamo lavorando, penso che gran parte delle persone che sono qui oggi lo sanno, no? Stiamo lavorando da anni per promuovere una sanità digitale buona. No? Che riesca a generare valore, valore non in senso economico, ma valore in termini di servizio per le persone. Non siamo gli unici noi, adesso guardo Paolo qui, ma non è nemmeno l'unico altro direttore generale che lo sta facendo. Tanti direttori generali stanno lavorando in questo senso, ognuno ovviamente sta sviluppando delle soluzioni cercando di sfruttare, come dire, il terreno laddove è fertile all'interno dell'azienda, in buona sostanza, no? Perché, e qui torniamo un po' alla riflessione che facevo stamattina, cioè noi abbiamo la possibilità di fare cose, tante cose, per farle in modo strutturato e fare in modo che generino un effetto destinato a perdurare nel tempo, quindi che superi, come dire, l'incarico di un direttore generale, è necessario che ci sia una visione di sistema e una spinta importante da parte di chi stabilisce le regole del gioco, in buona sostanza, no? E quindi oggi c'è stata occasione per parlare tanto di regole e io sono, ripeto, contento, lo dico ancora una volta, che ci sia stata anche l'occasione per far incontrare in modo diverso istituzioni che in questa fase forse magari erano un po' nella fase carta vetrata, come la chiamo io. Vero. Ok, quindi Bene. è un grande risultato, però voglio dire, le cose che noi possiamo fare oggi non sono ancora quelle che saranno definite con un sistema di regole nuovo o su cui si sta lavorando, che sicuramente metterà a disposizione di tutti noi un mondo molto più performante, no? Che ci consentirà di fare delle cose molto più interessanti rispetto a quelle che stiamo facendo oggi, fatto salvo poi tutti i vincoli, no? E quello, per l'amor del cielo, alla fine uscirà un sistema di regole all'interno del quale ci si può muovere. Ma già oggi noi possiamo fare delle cose importanti. Nel fare queste cose importanti abbiamo bisogno che le nostre attività, no, l'azione delle aziende, laddove è innovativa e viene riconosciuta e sta generando valore, venga riconosciuta e venga trasformata in innovazione di sistema. Perché l'alternativa è che noi perdiamo valore ogni giorno, cioè disperdiamo le nostre energie e non riusciamo a consolidare una soluzione che vada verso le necessità delle persone che hanno bisogno di essere curate. E questo Allora, i è nuovi importante sì. e non è una cosa, scusate, non è una cosa
che possiamo prendere alla leggera. Cioè c'è un'urgenza cogente, cioè c'è un'urgenza forte. Noi, ripeto, andiamo nei pronti soccorsi e vediamo quante persone vanno in pronto soccorso ma che non dovrebbero andare in pronto soccorso. Ma per non farle andare in pronto soccorso non è che dobbiamo far pagare il ticket a questi poveri cristiani che vanno in pronto soccorso perché non hanno un'alternativa. Dobbiamo creare delle alternative. Dobbiamo mettere a loro disposizione servizi. Assistenza domiciliare. Ma non è solo assistenza domiciliare. Magari fosse sufficiente solo l'assistenza domiciliare. Dobbiamo mettere insieme qualche cosa. E voglio dire, ci sono queste opportunità. Dobbiamo avere un po' di coraggio e metterle a terra. Farle diventare sistema. Sì, di questo parleremo nel pomeriggio e buon lancio a tutti. Grazie. Yes.